avanti con il TL Sera, buon inizio di settimana. Apriamo con una comunicazione, si tratta di uno spettacolo teatrale, Home Sweet Home, in scena dal 21 aprile al 9 di maggio al Teatro Leonardo da Vinci, con la regia di Valeria Cavalli e Claudio Intropido. Ecco, qui stiamo vedendo tutti i riferimenti, la compagnia è quella teatrale di quelli di Grog, è uno spettacolo sulla violenza domestica, quella che si consuma tra le rassicuranti mura della dolce casa, dice il loro comunicato, un dramma diffuso, sommerso e taciuto, protetto dal privato familiare. Ecco, questa invece è la locandina, la composizione della struttura drammaturgica scritta e ideata appunto da Valeria Cavalli e Claudio Intropido si avvale della collaborazione e della consulenza anche di Maria Barbuto, psicoterapeuta, che ha già prestato le sue competenze professionali in occasione della produzione di Quasi Perfetta, che era uno spettacolo sull'anoressia. Quelli di Grog hanno toccato il tema anche del bullismo, insomma è una compagnia che oltre a mettere in scena delle opere teatrali si avvicina a quelle che possono essere le varie situazioni di riflessione e che attraverso il palcoscenico possono dare un messaggio di sensibilizzazione, di cambiamento, come questo spettacolo Home Sweet Home, lo ricordiamo, dal 21 aprile al 9 maggio, Teatro Leonardo da Vinci. Loro saranno nostri ospiti subito dopo il debutto, prima comunque della fine di questa rassegna, e quindi parleremo approfonditamente di questo spettacolo, ma soprattutto degli aspetti su cui non si vuole tacere, che sono proprio quelli della violenza domestica. Ora invece giriamo pagina, entriamo nel merito di un'artista, di una scrittrice che è qui con noi stasera grazie ai nostri ospiti. Presento prima lui perché è un veterano di Tele Lombardia. Buonasera Roberto. Benvenuto a Roberto Vitali, associazione culturale legata alla Bovisa. È una persona che, visto che siamo vicini di studio e vicini di casa, hai sempre un po' seguito la nostra rete. E dicevo, un artista che ci ha portato stasera Roberto, Esther Misto, scrittrice. Buonasera. Esther. È giusto definire una scrittrice artista? Sì, si può. Si può? Si può. Spero. A me piace allargare un pochettino gli orizzonti. Roberto mi diceva, guarda, una persona che quando viene da noi in associazione, legge i suoi brani, insomma, riesce a rapirci. Ecco, questa è la cosa che tu mi dicevi, no? Sì, effettivamente è così, perché la nostra è un'associazione che fa aggregazione, diciamo, e oltre agli svaghi del giochetto delle carte facciamo qualche pomeriggio musicale, facciamo anche della cultura. Nello specifico presentiamo degli scrittori, delle scrittrici, piuttosto che pittori, fanno mostre, insomma, diciamo che ci sforziamo di portare un po' di cultura all'interno, certo, dell'associazione, oltre che al divertimento, insomma. L'aggregazione, perché, che c'è. Certo. La cultura, secondo me, mi sembrava di capire che è sempre ben accolta, perché quando lei comunque viene a leggere, in questo caso parliamo, certo, di Esther, certo, le persone comunque, infatti, gradiscono questo momento. Non le avrei proposto di venire ospite tua a presentarsi, perché se non fosse stata di mio gradimento, diciamo. Ecco, perché Esther da un anno e mezzo più o meno, giusto, ha fatto, sì, una scelta coraggiosa, ha deciso di dedicarsi allo scrivere, che era una passione, una realtà che comunque aveva dentro, per poter appunto condividere quello che erano i suoi messaggi. Questo è, e insomma è andata abbastanza bene, anche se è in salita. Sono nate 5 opere interessanti. Questo è il primo, Bambino, giusto? Esatto. Un pugno di fiori blu, che è stato pubblicato da Pollo Dionisi Edizioni, è stato il mio primo testo teatrale. Nasce da un'idea, dall'idea del fiore blu, che poi ho declinato in varie forme. Sono 3 atti unici, non sono leggeri, infatti il più leggero, in realtà il più positivo, si intitola Il funerale, che è tutto dire. Ah, ecco, quindi c'è anche questo, sì, questo aspetto, però sicuramente la possibilità di esprimere quello che era questo l'obiettivo, però, sì, era questo il risultato che lei voleva avere. Sì, ecco, sì. Che tipo di riscontro ha avuto? Dunque, è difficile, allora, scrivere è difficile, è difficile pubblicare, è difficile, certo, presentare, arrivare, certo. Esatto,
però è una passione che ti spinge in avanti tutti i giorni e continua a farlo con passione nella speranza che da un'associazione, dalla presentazione in un'associazione, alla presentazione in un qualsiasi altro posto, possa nascere qualche cosa di più e possa riuscire ad arrivare a una casa editrice un po' più grande, con la benedizione dei miei due precedenti editori, ha soprattutto la rappresentazione di queste opere, perché comunque io nascono scrivo come opere teatrali. Esatto, queste. Esatto. Ecco, e l'idea è quindi, allora, il sogno è quello di vederle poi messe in scena, no? Sì, noi sì. Abbiamo, ecco, questa è un'altra pubblicazione. Però questa è una raccolta di racconti, ti parlerò di me, siamo 54 autori che fanno parlare un oggetto. Qui ho pubblicato per Edizioni Nuove Scritture. Qui ognuno di noi si è zittito e ha ascoltato un oggetto che aveva vicino. Io ho fatto parlare una statua. E questo, insomma, è stato, in realtà è stato un ritorno al primo amore, perché io ho iniziato a scrivere racconti, poi invece il libro più importante, Un pugno di fiori blu, che poi è stato il mio primo libro, in realtà è nato come testo teatrale. Come quindi testo teatrale. Diciamo che io viaggio dal testo teatrale al racconto. E quindi un po' pubblico uno, un po' pubblico. E quindi l'altro. Quando Roberto vengono poi a recitati questi piccoli momenti eletti, insomma la cultura riesce ad arrivare, tu che li hai sentiti? Sì, guarda, effettivamente io, ti ripeto, sono stato colpito da quello che diceva e come lo diceva. Avendo presentato questi libri qua, ho pensato alla signora, mi ha detto se poteva, potevo fare un po' di pubblicità, ho detto vuole andare in televisione, mi ha detto no. Roberto l'ha trascinata qua, noi abbiamo appena inquadrato, Roberto, altri due piccoli gioiellini, vero? Sì, ecco, esatto. Di che cosa si tratta? Questo credo sia abbastanza significativo, vediamo se riusciamo a leggere il titolo. Dalle 8 alle 5 ogni riferimento a fatti, luoghi e persone è puramente casuale. Ecco, quindi ogni riferimento è puramente casuale, puramente ma casuale. Qui è un po' una piccola autobiografia, o sbaglio? Adesso ci sarebbe da parlare per 2 o 3 ore, insomma. Allora, questi due libri, l'altro è Sipario su personaggio noto, Le ombre di Don Abbondio, è un dramma storico, invece questo qui, Dalle 8 alle 5, è un burlesque noir, perché poi gira e rigira qualche cosa di drammatico, di noir, c'è sempre, esatto. L'altra sera Andrea Cappi e Andrea Pinkez mi hanno presentato al Sud e io dicevo Dalle 8 alle 5 fa ridere e Pinkez diceva no, Dalle 8 alle 5 è drammatico. Sì, il tema è sicuramente drammatico perché parlo dei ricatti che ci sono nel mondo del lavoro. Io ho iniziato questo libro scrivendo, riportando una frase di Plauto che dice ogni uomo è un lupo nei confronti di ogni uomo. Quindi quello che faccio vedere è sicuramente pesante, ci sono gli egoismi, le cattiverie che subisce ogni persona. Nel senso che c'è da riflettere. Esatto, c'è da ragionare. C'è da riflettere. Ma infatti io l'ho chiamato burlesque noir proprio per questo. Burlesque non l'accezione americana dal 1850 in poi, cioè di burlesque spettacolo per soli uomini, ma burlesque. La vera accezione, quella che nasce in Inghilterra, quella che è stata trattata da Chaucer, Thackeray, Fielding, cioè trattare argomenti drammatici con toni satirici, con la burla, no? Ecco, noi abbiamo ancora un paio di minuti. Io Esther volevo chiederle, abbiamo presentato questi suoi gioielli, questi libri ovviamente, però quello che io ho avuto piacere di utilizzare questo messaggio di Roberto anche come messaggio per gli amici che ci stanno seguendo, ovvero di non rinunciare mai a quello che è il tentativo di ottenere un risultato, di un sogno, nonostante la fatica molto spesso non è solo quella del lavoro in sé, ma anche di continuare a crederci anche dove ci sono difficoltà. Sì. Quale messaggio oggi, dopo queste 5 pubblicazioni, vuole dare a persone che come lei, magari giovani o anche non più giovani, amano esprimersi attraverso, si dice, la penna nel senso della scrittura, sì, e quindi dei libri,
e che magari hanno un po' paura di fare questo salto. Lei che insomma il salto l'ha fatto. Di continuare, sperare e provarci e poi riprovarci ancora e poi ancora e poi ancora. Quindi non mollare. Assolutamente. Allora a questo punto forse è il caso di chiudere con quello che io avevo scritto all'inizio nel mio primo libro. Io questo libro l'ho dedicato a chi, nonostante tutto, continua a credere un sogno. Quindi bisogna continuare a credere ai propri sogni e andare avanti. Insomma, è l'unica possibilità che abbiamo per essere felici, credo. Io la ringrazio, quindi questo era proprio era il vero obiettivo comunque dell'avervi qui, perché che era uno da una parte, il lavoro che Roberto sta facendo come moltissimi altri in altre aree della Lombardia, dell'Italia, che è quello di unire le persone per divertirsi, ma anche cercando di dare cultura. Cioè, questo è importante. Che è quello che dicevi prima, ma anche poter dare lo spazio e condividere con voi, con gli amici che ci stanno seguendo, a una persona che ha deciso di fare di una sua passione, di un suo amore, una professione e era scritto sulle pagine proprio del primo, vero? Sì, esatto. Grazie in bocca mille. Al lupo e speriamo di averla prestissimo qui per poter presentare una delle sue opere all'interno di uno spettacolo teatrale. Grazie. In bocca al lupo davvero. Grazie anche Roberto. Noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco torneremo ancora qui a un altro argomento, altri ospiti, vi aspettiamo.